Ciao a tutti amici, Tano TV per voi! Allora, eccoci ancora qui, pronti per stare in vostra compagnia. Ci sono dei video e poi c'è un'esclusiva che dovete scoprire insieme a me. Vi faccio guardare intanto la copertina di oggi. Andrea e Rosalinda sempre più innamorati. Chi è il personaggio misterioso di oggi? Una nuova poesia da ascoltare insieme. Siamo tornati, amici miei. Abbiamo visto la copertina di oggi e iniziamo subito con Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò e il piccolo Chinu. Andrea e Rosalinda si amano tantissimo e amano tantissimo anche a piccolo Chinu che cresce con loro ogni giorno. Adesso vi faccio vedere quello che è successo in questi giorni e in più nel loro profilo Instagram hanno messo anche come si prepara un tiramisù. Il simbolo di Sempre Avanti di Rosalinda Cannavò, fatto diventare streamingatelo, come dico io, e anzi, dicono anche di altre artiste. Ha detto: mi piace questa parola. Allora, streamingatelo. Streamingatelo, cliccatelo più perché deve arrivare al primo posto in classifica nel Spotify. No, su Spotify veramente abbiamo raggiunto dei risultati molto, molto importanti e sono molto contenta. Però dobbiamo continuare, dai ragazzi, aiutatemi. Vabbè, allora è stato un piacere questa chiacchierata, Anche per me. questa intervista bellissima. Sai, sai, la prossima volta che ci vediamo tu mi hai intervistato. Va bene, con piacere. Chissà Grazie mille. avervi ospiti a te ad Andrea insieme. Ok, con piacere, grazie. Allora, grazie, ricordiamo ancora Sempre Avanti, perché io, la musica è sempre bellissima, questo singolo è ancora più bella, e grazie a Rosalinda Cannavò, e io mando un grosso bacio a te e a tutti i tuoi fan. Alla prossima, ciao Rosalinda! Ciao, ciao, ciao. Parlarvi di prodotti per la pelle e lo faccio con questo prodotto di Miamo che si chiama Vitamin Blend 15% Recovery Serum. Ho assistito al lancio del prodotto, ma soprattutto ho avuto modo di provarlo e testarlo per più e più giorni per darvi una recensione del tutto oggettiva e schietta, sincera. Come leggete qui, rinforza la barriera e aumenta le difese della pelle. E situazioni come possono essere l'inquinamento, piuttosto che lo stress, cattiva alimentazione, oppure la luce blu dei nostri SPF B3 e B5 al 15% ci aiuta appunto a rinforzare il sistema immunitario della nostra pelle e quindi evitare le imperfezioni o le varie problematiche alla pelle. Faccio vedere l'applicazione, basta mezza pipetta di prodotto e potete applicarla su tutto il viso, compreso contorno occhi, con movimenti circolari e verso l'alto. Dopodiché procedete con la vostra crema idratante. Vi dico anche che sul sito, in questo momento, in occasione della Festa della Donna, trovate il 20% di sconto su tutto il catalogo Miamo e in più il regalo un beauty ecosostenibile fantastico e un detergente viso adatto a tutte le pelli. Approfittate perché ci sono tantissimi protocolli indicati per diverse problematiche della pelle. Mamma Giusy è arrivata a Milano e ha conosciuto il piccolo Chino. Mamma, com'è Chino? Bellissimo. Già hanno legato. E Chino non mi Amore. calcola più, calcola solo mia mamma. Della quale non posso
più fare a meno con questo fantastico gel a rapido assorbimento per cellulite e riattivare la microcircolazione andando a drenare dei liquidi in eccesso. E il pigiama ne vogliamo parlare, super comodo con queste tendine che riattivano la microcircolazione anche durante le ore notturne. È tornato disponibile anche nella versione con il pantalone lungo per le più freddolose o per chi volesse lavorare anche nella zona dei polpacci. Il regalo, un leggings teenager in edizione limitata da collezione, e in più, visto che tra poco sarà la festa del papà, con il codice DAD, ve lo scrivo qui, 15, avrete il 15% di sconto. Siamo in diretta? Sì. Collegati nessuno per ora, quindi... Numerosi? Sì. 4, ne 4. Ciao a tutti i quattro coraggiosi che stanno per vedere questa grande ricetta. Alle 7 iniziamo, che entra Alessandro. Come vedete ho preparato tutto, l'aiutante sta preparando i caffè. Grazie. Prego. Che entra il cuoce. No, il cacao, ragazzi, siamo andati a prenderlo, eh. È arrivato. Siamo. Cacao in polvere, Noa TV, al PAM siamo andati. Scusate, io mi sono assentato un attimo perché, devi dirlo, sono andata a prenderlo, ho pure le prove che testimoniano che io sono andata a prendere il cacao, perché sì, avevo provato ad accertarmi che non mancasse tutto e in realtà mancava il cacao. Quindi anche errore mio, perché avevo sorvegliato la spesa, mi sono dimenticata. Ho mandato la richiesta. Accetta, coach. Eccolo. Ciao Ale. Una volta ti conoscevano come coach, adesso chef però. Adesso coach chef. Ciao Rodi. Ciao Ale. Ciao Rodi. Un caffè super freddo. Esatto. Chi non l'ha fatto a casa, primo passaggio, caffè. Ok. Non deve essere bollente. Ricordi. Wasa. Io sono bravi, biscottate, perfetto. Ho anche quelle volendo per la doppia preparazione. Magari facciamo una, esatto. Yogurt proteico, io ho 0%, va bene, qualsiasi tipo di yogurt, ovviamente per fare una cosa fitta, questo è perfetto perché c'ha 0% di grassi. Cacao amaro ce l'abbiamo. Miele per dolcificare un po' lo yogurt, ok, se no rimane un po'. Cavolo, no, cavolo. Va bene, ok. E a piacere un po' di cannella nello yogurt, okay? Ok? Quindi io, finché fa il caffè, andrei con lo yogurt, ok? E poi c'è anche il cioccolato fondente da mettere sopra. Ok? È vero? C'è a casa di Rosy? Eh? C'è a casa di Rosy? Sì, sì, sì. Ok, lo e poi ci mettiamo te il dolcificante, io ci metto un po' di miele. Questo va un po' a gusto, eh? Io non ce li metto tanto. Metto un cucchiaio di vino, poi in caso aggiungo. Così. La vaniglia? Allora, la vaniglia io non ce l'ho, però c'è sta, ce l'hai te? Io ci metto il vaniglia. Vai, guarda, ce l'abbiamo la vanillina. Vai, allora dammi. Guarda, ne ho messa meno di metà, poi in caso lo aggiungo dopo. Okay. Oh, però non è vero. Vai, via. Un paio di dolcificanti. Cioè, un paio di dolcificanti. È uguale. Rosy, allora, però, dovete valutare il prodotto finale. Non è che potete essere, diciamo, scettici. Con il mascarpone. Poi scettici a priori, facciamo, vediamo, poi valuteremo. Ok, io direi di inzuppare il wasa. Ok, iniziamo. Sì, ce l'ho, aspetta. Questo l'ho. Tanto ci stiamo. Le wasa originali ho preso, eh. Vabbè, vabbè, integrali, ma va bene. Comunque, wasa, se non sbaglio, è farina d'avena, poche altre cose. Quindi... Ah, le dividiamo a metà o tutta intera? Allora, guarda. La wasa e lo cuciamo nel caffè? A segale, scusa, no, avena, a segale. Sì, così, mettiamo proprio dentro. La cucciamo, via. Aspetta,
100%. L'importante è che ti bagno, poi uguale. Se te mangi questo resti in forma, ma è come se te bevessi 4 caffè. Un po' di più, vai, vai, abbonda. Non la mette col coso, mettela con un cucchiaio proprio. Mi fai un po' uno strato spesso. Vai, vai, è venuto bene, eh. Ti vedete meglio, forse. Ho chiuso le tende. Vai, vai, abbonda ancora. E io ho il poi... caffè più cremoso, guarda. Sì, però mettecene un po' di più. Okay. Così sopra ti rimane bianco, capito? Non lo devi spalmare col cucchiaio e poi lo allarghi, ti conviene. Quindi questo sopra e via. Esatto, una bella cucchiaiata e via. Sembra proprio un tiramisù. Figo, però. Ma perché? Dici che è cattivo? No, buono, buono, buono. Vai. Più tipo una nocciolina sopra ci stava, Sì, ci stava, c'hai ragione. L'allenatore poi li butta in campo, fanno i disastri. Ti fanno pegare. Allora, se c'hai l'opportunità la devi sfruttare. Poi te lo pulisco e te lo faccio trovare bello. No, no, sì. Amore, dove lo butti? E voilà! No. Ora che... Capito, ci sono 2 chili di cacao, come faccio? Scusa, Amore, ti mangio? No, dammelo un attimo. Come bello, bello, no, quello non fa niente. Il cacao non fa niente, il cacao in più, che problema c'è? Sì, sì, ovviamente credo che sia più bello che buono. No, grazie. Prego. Eccolo, mi è venuto così. Carino, eh? Buongiorno. Buongiorno a tutti, io pronta carica per un'intervista oggi su Radio 25, quindi se avete tempo, siete curiosi e volete ascoltarmi, sintonizzatevi su Radio 25 e poi faremo un diretto con mia mamma, forse pranzeremo fuori, vedremo. E ieri pulizie straordinarie, ragazzi, abbiamo pulito tutto il giorno, perché nonostante io sia fissata e maniaca delle pulizie, ogni tanto si fanno quelle un po' più dettagliate, tipo sopra l'armadio, ecco, così con mia mamma che nel mentre magari mi teneva Kino e io facevo una cosa, è stato più semplice, perché Kino è un disastro, insegue lo straccio, insomma, quando faccio le pulizie, ragazzi, veramente è un'impresa. Ringraziare tutti per i messaggi che gli avete scritto. Sta un po' meglio, adesso facciamo la cura che ci ha dato il veterinario, poi martedì facciamo la visita cardiologica per sentire questo cuoricino, però sta bene, vero amore? Un pochino mojo, ma si riprenderà. Mi è appena arrivato un pacco da Gio Più con queste fantastiche scarpe che ho scelto io, vere mostre, vi dico anche che il giorno 13, in occasione del NICAM, sarò presente al loro stand dalle ore 14:30. Quindi, per chi volesse, mi trova al NICAM da Gio Più. Per chi si trova nei paraggi, per chi volesse incontrarmi, sono appunto al NICAM dalle ore 14:30 nello stand di Gio Più. E scoprirete quale avrò scelto. E abbiamo visto Andrea e Rosalinda nel loro grande amore. Adesso andiamo avanti con la poesia. Ogni settimana vi avevo promesso che ci metterò una poesia da ascoltare e da guardare insieme. Io voglio vivere con te, il presente e il futuro. Io voglio vivere di te, non voglio altre delusioni. Proseguiamo insieme serenamente e con i piedi per terra. Tra di noi, e solo tra di noi. Possiamo fare di tutto. Qualsiasi cosa, ma tra di noi. Dentro il nostro amore. Dentro il nostro mondo. Ho voglia di fare un bagno con te. Ma non al mare, non in mezzo a 1 milione di persone. Ti voglio con me. Dentro la nostra vasca. Coperti dalla schiuma. Coccolati dal nostro amore. Voglio sentire la tua pelle che scivola sulla mia. Le tue mani sul mio corpo bagnato, e tue labbra che sanno di amore e di bagnoschiuma. Vorrei sentirmi bene, avendoti al mio fianco. Fare con te anche le cose che, quotidianamente, faccio da solo. Vorrei viverti ogni minuto.
ogni attimo. Sei l'unica che ho scelto di avere. Adesso parliamo della sorpresa. Avevo accennato all'inizio che vi farò conoscere Mario, un cantante che interpreta le canzoni di Elvis Presley e lo fa a modo suo. Oggi andremo in un suo spettacolo all'interno di un cinema e vedremo e sentiremo la sua voce. Adesso ci colleghiamo con lui. Ciao Mario, a tutti nel cinema! Ciao, ma sei particolarissimo Mario! Io sono un tipo solare. Ho capito. Ascolta Mario, io so che a te piace cantare molto le canzoni di Elvis Presley. Okay. E si vede anche di come sei vestito, ma sei elegantissimo! Bene Mario, ascolta. Perché adesso non ci fai ascoltare per tutte le persone che sono collegate in questo momento la tua bellissima voce, perché so che la tua voce è bellissima, e canti le canzoni di Elvis. Ci fai ascoltare qualcosina? Sai, questo è solo d'amore, io non amo mio, che non l'amo del mare, l'amo mio, e non l'amo del mare, e che non l'amo del mare giù, e io non l'amo del mare, e io non l'amo del mare. Bravissimo! Bravo, bravo, bravo! Ascolta Mario, ce ne fai un'altra canzone un po' più ritmica, per favore, così vediamo la tonalità da una canzone all'altra. Ascoltiamo. E sono Grazie. Allora Mario, io ti ringrazio per essere stato qui con noi. Speriamo che ti vedremo magari nei tuoi spettacoli. Saremo molto lieti di vederti. E adesso ne faccio uno a Agrigento il 15 agosto, già sono invitato ad andare giù. Va bene, allora saremo tutti lì se è possibile, va bene? Grazie, molto gentile. Grazie, grazie Mario. Bene amici, siamo arrivati anche alla fine della puntata. Spero che vi siano piaciuti i servizi di oggi. Mi raccomando, seguitemi sempre. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere i vostri like, perché questo mi fa capire che ci siete e che mi sostenete. E lasciate il vostro commento sotto il video. Noi ci vediamo molto presto da Taro TV.